Classifica generale, Pantani, maglia gialla con 5.42 su Jalek, 5.56 su Ulrich, Rinero è fuori causa perché ha 8 minuti e così Bogaert a 8.05. Pantani, Jalek, Ulrich, un duello finale per la maglia gialla, mentre vedete l'austriaco Tocheng inquadrato. Papà Pantani, le ultime notizie su suo figlio. Beh, io non l'ho ancora sentito, io sono qua e tifo Marco, forza Marco, e speriamo che ce la faccia a portare questa maglia a Cesenati. Questo lo sperano tutti, voglio sentirla gridare forza Marco. E mentre arriva l'austriaco Tocheng in 24esima posizione, mini spot. Si sente quando è estate. Ed ecco Bourgognon all'arrivo, terzo, il miglior tempo sempre quello di Yakimov, 1.7.40, penso che difficilmente, ecco qua, 45.44 in terza posizione Bourgognon, mentre ecco che parte Jan Ulrich, trionfatore del Tour l'anno scorso, secondo 2 anni fa. Ha dimostrato comunque grandissima classe, grandissimo temperamento, andando all'attacco dopo la sconfitta, la pesante sconfitta patita da Pantani il giorno precedente. Comunque è arrivato tardi, avete visto, è arrivato 15 secondi prima della partenza, non era neanche pronto, si è fatto un segno della croce in fretta e furia, si è voltato il cappellino ed è partito. Fra l'altro è partito con un rapporto abbastanza duro, un 55-15. Ecco, questo arrivo in ritardo da parte di Ulrich denota che il tedesco è nervoso? O è nervoso, si è scaldato troppo, non lo so sinceramente il perché di questo arrivo in extremis. Un Ulrich che fra l'altro non usa il casco, oggi non fa caldo e il casco poteva essere utile almeno per lui. È una cronometro comunque non velocissima, cioè il primo farà 47.5, non penso che arrivi ai 48, se ci arriva Ulrich, ma penso sia molto difficile. Siamo all'intertempo, ottimo. Vedete il polacco Baranowski passa al primo posto, però questo è l'intertempo. C'era ancora Forconi in testa, certo è abbastanza strano questo arrivo all'ultimo momento di Ulrich, eccolo qua inquadrato, Ulrich è sempre precisissimo, sempre attentissimo per avere il tempo di sistemarsi, di tranquillizzarsi, di mettersi il casco. È arrivato all'ultimo momento, sono rimasto sorpreso anch'io, mentre vedete Bob Jalek, lo statunitense col cerottino sul naso, lui è già pronto, tranquillo, fa lunga respirazione. Ecco, è già difficile interpretare questo arrivo in ritardo del tedesco. Vedremo al primo intertempo. Ulrich, che è il favorito di questo cronometro, dovrebbero lottare per questo successo Bobby, Giuli, Ulrich, però Ekimov ha fatto un buon tempo, anche se sono convinto che possa verrà essere sì, che verrà battuto. Bobby Giulic è arrivato terzo nella settima tappa, nella cronometro di questo tour, con un ritardo di 1:18 da Ulrich. Anche l'anno scorso nell'ultima cronometro fece molto bene, nella cronometro di Disneyland, una cronometro di 63 km, arrivò quarto con un ritardo intorno a 1:30 circa da Ulrich e inflisse 2 minuti circa a Marco Pantani, parlo della cronometro di Disneyland dell'anno scorso. Mentre arriva Berzin, che per il momento è in terza posizione, ecco come giudichi questo calo improvviso di Berzin, mentre nel riquadro in alto vedete arriva il russo, parte l'americano. L'americano che secondo me è da considerare la grande rivelazione di questo Tour de France. È veramente una rivelazione. Sorridente, tanto allegro, disteso, mentre il tedesco è arrivato all'ultimo momento, teso, frettoloso. In effetti non ha niente da perdere, avrebbe con ogni probabilità firmato in partenza un piazzamento tra i primi tre. Ecco perché può affrontare in completa serenità questi 52 chilometri a cronometro. Comunque vada, un posto sul podio c'è e per lui è già un trionfo. E se lo merita, perché è andato proprio forte in questo tour, non ha nulla da perdere, potrebbe perdere il secondo posto, però il suo sogno era quello di salire sul podio. E qualche giorno fa ha detto, beh, non mi dispiacerebbe
fare una fotografia sul podio insieme a quei due fuoriclasse, che due fuoriclasse sono Pantani e Dori. Allora, sulla sinistra il tedesco, sulla destra lo statunitense. Puoi già definire dal ritmo delle pedalate il rapporto e come ti sembra stiano andando? Allora, intanto bisogna dire che Ulrich questa mattina ha montato 55-45 come moltipliche e 11 in scala dietro come rapporti nella ruota posteriore. In soldoni cosa significa? Quanti significa metri per pedalata? Che, cioè, 55-11 è un rapporto che supera i 10 metri per pedalata, rapporto durissimo, però non è detto che lo usino o potrebbero usarlo in certi tratti in discesa. I primi 20 chilometri sono abbastanza facili, ci sono strappetti, poi anche questi lunghi tratti in discesa dove possono esercitare una grossa velocità. Sta spingendo abbastanza bene, mi sembra, ancora i cerotti riscaldanti sulle ginocchia, oggi anche è ideale perché non fa caldissimo e piove, quindi è importante tenere al caldo le ginocchia, le giunture. Posizione ottima, non è delle migliori perché potrebbe ancora migliorarla la posizione Ulrich, però mi sembra che stia andando forte. E adesso eccoci con Pantani, analizziamo la sua bicicletta, un Pantani vediamo. Papà Pantani, come le sembra il figlio? Ma mi sembra un po' teso, però lo vedo molto sicuro di sé, speriamo che vada tutto per il verso giusto, che non vedete, gli succeda niente. Vedete al fianco Veneziano è il meccanico, gli ha dato gli ultimi suggerimenti e adesso occhiali e via. È un tradizionalista Marco, ha voluto la stessa bicicletta di Lugano, non ha cambiato nulla, aveva pronta una bicicletta più leggera, un po' differente, ma non ha neanche voluto provarla perché si è trovato talmente bene con quella bicicletta che ha detto io correrò la cronometro con quella bici, anche perché i corridori sono tradizionalisti, l'ho detto prima. Quando ma trovano... è per un fatto di superstizione o no, che cosa? È che quando un corridore... squadra che vince non cambia mai. Quando un corridore trova una bicicletta che gli va bene, non la cambia più, e quando uno anche trova un paio di scarpe che va forte, che ha delle sensazioni buone, difficilmente o comunque il più tardi possibile le cambierà, perché le biciclette sembrano tutte uguali, però un corridore, un professionista avverte delle differenze anche di pochi millimetri, quindi per non avere problemi ha detto uso la stessa bicicletta. Non ha usato il casco, neppure Pantani per questa prova ha optato per il casco. Vediamo, ecco, via, e con Marco Pantani si conclude la serie delle partenze. 96 rimasti in gara, 16 e 10, 3 minuti tra un corridore e l'altro, le condizioni atmosferiche, come mi sembra che la partenza sia simile a quella di Lugano, subito pam alla grande proprio per demoralizzare gli avversari, e a questo punto le chiacchiere contano poco, conta il cronometro. Guardiamo i passaggi, avremo gli intertempi al 16esimo, al 26esimo chilometro e poi all'arrivo. Miglior tempo sino a questo momento quello di Vyacheslav Yakimov, 1:07:40. Cosa ti sembra? Mi sembra bene, partito un po' meno agile rispetto a Lugano, però mi sembra che stia andando bene. Io mi auguro che parta con prudenza, deve solamente controllare il distacco che potrebbe eventualmente accusare Dan Ulrich, dato che è l'ultimo, sa i rilevamenti, ha 6 minuti di vantaggio, non può partire a tutta perché potrebbe rischiare di rimanere a corto di fiato negli ultimi chilometri, quindi deve solamente partire con prudenza e poi eventualmente aumentare velocità nella seconda parte. 5:42 mentre arriva Teteriuk, 5:42 il vantaggio di Pantani nei confronti dello statunitense, mentre stai portando via tutti i fogli, sembra che sia tu a correre anziché Pantani. Allora stai calmo, stai tranquillo e seguiamo l'arrivo di Teteriuk, il kazako, che sta facendo un'ottima gara, il tempo migliore 1:07 di Yakimov, e al primo posto balza Teteriuk, 1:07:38. Sembra che vada molto forte Ulrich, pedala un lungo rapporto ma lo pedala molto bene, fermo ancora con le spalle, grande potenza la sua, traiettorie ottime, non toglie mai in queste curve le mani dalla posizione migliore, quella aerodinamica, mentre mi sembra un po' più in difficoltà Julik. Allora, ripeto, il tempo massimo consentito a Pantani a livello secondi per aver paura di perdere la maglia gialla è 6:85 al chilometro su Ulrich, 6:57 su Jalik.
tempo invernale, pioggia, violenta pioggia questa mattina. Adesso per fortuna le condizioni atmosferiche sono nettamente migliorate, però siamo sempre a livello Giro di Lombardia. Allora, l'anno scorso perse 3 minuti e 42 secondi a Saint-Étienne, un cronometro di 55 km, sempre rispetto ad Ulrich, mentre nell'ultimo cronometro, cronometro di 63 km, perse 3 minuti e 50 secondi. Quest'anno a Corrèze, nella tappa cronometro, ha perso 4 minuti e 21 secondi su 58 km, equivale a un distacco di 4 secondi e mezzo al chilometro, quindi i 6 secondi sono abbastanza rassicuranti. Deve solamente controllare la situazione e cercare di non cadere e dare poi il massimo nella seconda metà. Comunque è importante adesso vedere il tempo al chilometro 16, cioè quando ci sarà il primo rilevamento. E ricordiamo che al 16° chilometro il miglior tempo in assoluto lo ha fatto registrare Forconi con 20 primi e 50 secondi. Il miglior tempo al 26° chilometro è stato quello di Baranowski con 33 primi 42 secondi. Il miglior tempo parziale sino a questo momento è quello di Teteriuk, 1:07:38, che ora precede di 2 secondi Yekimov, mentre ecco che arriva Merckx Junior. Tempo siamo all'intertempo al 26° chilometro. Abbiamo appena finito di dire che il miglior tempo al 26° chilometro era quello del polacco Baranowski, 33 primi 43 secondi. Ora passa Merckx, ma sinceramente siamo in attesa di vedere, comunque la grinta è quella del padre, siamo in attesa di vedere i passaggi dei tre uomini che ci interessano, vale a dire Orrec, Jalic e Pantani. Tanto al primo intertempo è passato Roland Meyer ed ha fatto segnare il miglior tempo con 20:50, mentre Nardello ha fatto segnare 21:41, quindi è in ritardo Nardello nei confronti di Meyer. Eccoci su Ulrich, incomincia a muovere leggermente le spalle, la sede stradale ruvida, pericolosa per le forature. È ruvida, un po' pericolosa per le forature e anche non ha l'aderenza giusta rispetto ad altri asfalti ed è per questo che i corridori devono stare attenti in curva. Fra l'altro ha ricominciato a piovere e quindi questo rende ancora più pericoloso il percorso. Anche lui c'ha i manettini, cioè cambia il rapporto. È appena cambiato, avete visto, appena cambiato. Sulla sinistra lo statunitense, sulla destra il tedesco. Hai fatto notare che il tedesco ha optato, ecco che continua a cambiare alla ricerca del rapporto. Quando un atleta va troppo alla ricerca del rapporto non è molto sicuro dei propri mezzi. Ma sai, non è pianura, il percorso cambia continuamente. Cambia anche l'americano. Non c'è pianura, ci sono questi continui saliscendi ed è per questo che i corridori devono cambiare. Anzi, è importante cambiare, bisogna sempre mantenere una cadenza costante, una cadenza alta. Pensa che l'ottimale in pianura è sulle 105-106 pedalate al minuto, in salita un po' meno. A fine tour la cadenza è un po' inferiore perché non hanno più l'agilità, la freschezza rispetto ai primi giorni, però è importante comunque mantenere una cadenza intorno alle 100 pedalate al minuto in pianura. Ed eccoci in questo tratto in leggera salita, abbiamo avuto modo di dire che è un percorso vallonato, un percorso che al limite è più facile per Pantani da affrontare. Questo appunto uno dei vari tratti in salita, avete visto che il tedesco si è alzato un paio di volte sui pedali proprio per ritrovare la giusta cadenza. Lui difficilmente si alza sui pedali, al contrario di Pantani che difficilmente sta seduto, proprio perché è uno specialista, riesce ad azionare lunghi rapporti anche da seduto perché ha una potenza incredibile, ha masse muscolari molto grosse, anche una forza nei muscoli della schiena che gli permette proprio di rimanere in posizione aerodinamica e di spingere. Adesso ha trovato una cadenza migliore perché appena è cominciata la salita, se avete visto, era un po' piantato, aveva una cadenza molto lenta, adesso invece è riuscito a cambiare rapporto e cambiare anche velocità, adesso va molto meglio. E a proposito di rapporto, ricordiamo, mentre ora siamo ritornati sulla ruota lenticolare posteriore di Pantani che usa un rapporto leggermente più agile di quello del tedesco e dell'americano, mentre vedete anche Pantani ha optato per, anche lui scatta, ha optato per le leve del cambio sulla protesi, mentre ecco che arriva Di Grande.
sulla protesi perché cambiano abbastanza spesso, però la posizione di solito la tengono le mani sulle protesi. Se vi ricordate, attenzione di grande pericoloso, vedete che ha rischiato. È riuscito ad evitare proprio d'un soffio la caduta. Avevamo avuto modo di dire che ci sono punti particolarmente pericolosi, resi ancora più pericolosi dalla pioggia e dall'asfalto. Baranowski il miglior tempo, qui è l'intertempo al 26esimo chilometro, vediamo di grande, ora attendiamo il tempo mentre siamo ritornati sul tedesco, mani pronte, vedete, pollici pronti sulle leve del cambio. Il manubrio l'avete visto in carbonio, sono manubri speciali fatti appositamente per gli atleti, sono gli atleti che richiedono certe impostazioni e dal momento che è importante la leggerezza vengono fatti, molti di questi manubri vengono fatti proprio in carbonio, che è un materiale molto rigido e molto leggero. Bols in quarta posizione, Udo Bols in questa ultima prova a cronometro, anziché tirare i remi in barca, i gregari che hanno faticato per tutto il tour sembra vogliano dimostrare che in effetti sono anche loro dei campioni. 1:08:32, quarto miglior tempo per Udo Bols. Tanto avete visto che la ruota davanti è molto piccola, è un 24, e il frame non è davanti ma è dietro proprio per aumentare l'aerodinamica. Anche la forcella è una forcella speciale proprio per la massima ricerca dell'aerodinamica. I pattini, essendo il cerchio in carbonio, non sono pattini normali, altrimenti la frenata non è costante, anzi a un certo non frenano, poi frenano di colpo e c'è il rischio di caduta. Quindi sono stati costruiti questi pattini fatti appositamente per avere un'ottima frenata anche con i cerchi in carbonio. E anche lo statunitense è costretto ad alzarsi sui pedali in questo tratto che avevamo visto in precedenza affrontato dal tedesco. Ecco, sulla sinistra il tedesco, sulla destra lo statunitense. Allora, il vantaggio di Ulrich nei confronti di Jolich. Allora, qui da quello che capisco io è 2 secondi la mi maglia sembra gialla. Tra la maglia gialla e Ulrich. Questo significherebbe che Pantani sta andando molto forte. Adesso vedete questi lunghi tratti in discesa, qui hanno il massimo rapporto 55-11 e sta andando a 70 orari, anche di più. Pantani invece ha adottato un 54-44 e a differenza di Ulrich che ha allungato le pedivelle da 177,5 e l'ha portata a 180, Pantani mantiene le stesse pedivelle, cioè 170, anche perché ha una gamba più corta e quindi non può usare pedivelle lunghissime. Anche perché ha mantenuto la stessa gamba che aveva al Giro d'Italia, quindi grazie al cielo non aveva bisogno assolutamente di cambiare il tipo di rapporto e le pedivelle. Eccoci nella scia di Jolich che è in difficoltà rispetto a Ulrich, mentre sta andando molto bene, se la segnalazione che era appena apparsa, Pantani. Adesso dobbiamo attendere il primo rilevamento. Pantani che sta pedalando molto bene, in agilità come al solito, non ha la potenza, non ha la forza di Ulrich, che deve salvarsi solamente con l'agilità. Sappiamo benissimo che la velocità per andare forte bisogna essere forti, ma anche spingere il rapporto a basta agile, cioè la forza cos'è? Intanto scusa, c'è una comunicazione. Ok. Niente, torniamo su Pantani. Pantani che vedete che si alza sempre sui pedali. Un Pantani alzarsi sui pedali è la posizione più congeniale per lui, questo scatto in salita. Mentre ecco che arriva Bjarne Riis. Abbiamo parlato di Bjarne Riis, lo abbiamo elogiato per la sua opera da intermediario nel famoso giorno dello sciopero. A proposito dello sciopero, un break con Lele Sola che fa parte dello staff tecnico della Mapei. Abbiamo detto che è semplicemente folle che dopo tutto quello che è successo ancora massaggiatori o corridori siano stati trovati in possesso nelle camere o nei camioncini di prodotti proibiti, poi che poi si venga fuori a dire che le può prendere chiunque se sta male è un altro paio di maniche. Quello che voglio dire è che è follia in un momento di caccia alle streghe farsi beccare ancora col sorcio in bocca. Oltre questo, la TVM per la quale era stato organizzato lo sciopero, quello sciopero lunghissimo che aveva portato poi al ritiro di parecchie squadre, bene, la TVM che ha tagliato il traguardo con lo stesso gesto
della Motorola per ricordare Casartelli. La TWM è appena arrivata in Svizzera, ha salutato tutti e se n'è andata. Tu l'hai detto, sono stati commessi troppi errori in questi giorni da parte un po' di tutti, ma questi passi falsi commessi dal nostro ambiente, dal mondo del ciclismo, certo non contribuiscono a rasserenare gli animi. Sono stati commessi troppi errori da parte di molti e occorrerà rifletterci parecchio dopo il Tour de France, a bocce ferme. Quindi tutti quanti, anche perché i direttori sportivi sono stati presi in contropiede. Nel giorno dello sciopero i direttori sportivi non sapevano assolutamente niente di quanto stava per succedere. Sì, sì, in quel momento abbiamo la testimonianza diretta di Fabbri e Lefebvre. In quel momento erano i corridori a gestire la situazione e alcuni direttori sportivi sono stati messi al corrente di quanto stava accadendo. I nostri, per esempio, sono stati mantenuti relativamente al margine di questa vicenda. E i corridori appunto hanno gestito quel tipo di situazione nel modo che ritenevano più opportuno. Ad alcuni la manifestazione di protesta dei corridori è piaciuta, ad altri meno. Forse non ha rappresentato il modo migliore per dimostrare il proprio impegno in un momento così delicato e così importante, ma tant'è, insomma, è stato comunque un momento significativo del Tour de France, che però ci auguriamo tutti verrà ricordato soprattutto per ciò di bello che ha mostrato sotto il profilo atletico, a cominciare da Pantani, da Urriche e da tutti quelli che hanno veramente interpretato con sportività questo Tour de France. Mentre eccoci qua Nardello che è andato molto bene, Nardello che naturalmente non è uno specialista nelle prove contro il tempo. Sta volando Ulrich, al primo rilevamento dopo 16 chilometri ha fatto segnare 19:28, rifilando ben 1 minuto e 22 secondi a Roland Meyer. Sta veramente volando e si vede difatti che rapporto spinge, con che forza. Prima in un tratto l'ho misurato più di 100 pedalate al minuto, 100-102, sta veramente andando fortissimo. Quindi suspense fino all'ultimo metro, lotta il testa a testa finale tra Ulrich e Pantani. Pantani che ha 5 primi e 42 secondi di vantaggio nei confronti dello scatenato tedesco. Uno oggi scatenato... è proprio il caso di dire scatenato, è l'ultima chance per il tedesco di recuperare il terreno perso in salita, di recuperarlo in questa tappa contro il tempo. Mentre eccoci ora con Julić. Julić mi sembra invece che stia andando più piano, non ha una grossa cadenza ed è evidente la differenza tra lui ed Ulrich. Un Ulrich che spinge con un lungo rapporto, ma lo spinge molto bene perché è sempre sulle 100 pedalate al minuto, poco meno, poco più, quindi è una cadenza ottimale. E intanto avete visto apparire in sovraimpressione Ulrich, primo al 16° chilometro. Occorrerà ora vedere, mentre ecco che arriva il tedesco Jask, occorrerà vedere il tempo, il distacco di Ulrich nei confronti di Pantani. Allora, al 16° chilometro il tempo di Ulrich 19 primi 28 secondi, segna 19 primi 28 secondi il tempo di Ulrich 42, mentre vedete ora inquadrato lo statunitense che è in classifica generale in seconda posizione. Julić 5:42, Ulrich 5:56. 5:56 il vantaggio di Pantani nei confronti di Ulrich, 5:42 nei confronti di Julić. E siamo con Roland Meyer all'intertempo al 26° chilometro. La media di Ulrich dopo 16 chilometri è 49:320, quindi una ottima media. Ricordiamoci che fino adesso la media è intorno ai 46, la media di Tetteriuk, che è in testa con un'ora 7 minuti e 38 secondi. Ed eccoci ancora nella scia dello statunitense. Non sta andando benissimo, sta comunque facendo una buona cronometro perché è uno tra i migliori, però Ulrich sta andando molto più forte. Veramente ha trovato la cadenza dei giorni migliori, scatenato con il lunghissimo rapporto in una giornata di pioggia. Ulrich, che ripetiamo, a 5:56 di ritardo nei confronti di Pantani, è lanciato, e su questo non ci sono dubbi, verso il secondo posto nel podio. Attenzione, 19:55, quindi 27 secondi per Julić, che
sta facendo pure lui un ottimo cronometro, però a questo punto è proprio Ulrich che sta facendo la differenza. 27 secondi, sono meno di 2 secondi al chilometro, sta prendendo Bobby Julich. Ricordiamo che è uno specialista, perché l'anno scorso è arrivato quarto nella cronometro di Dillon, è arrivato terzo a Corrèze nella settima tappa di questo Tour de France. A questo punto comunque il tedesco è già in seconda posizione in classifica generale, ed ora aspettiamo con ansia il tempo di Marco Pantani. Sino a questo momento abbiamo Ulrich 19 primi 28 secondi, questo è l'intertempo al sedicesimo chilometro, ha già accumulato un vantaggio di 27 secondi nei confronti dello statunitense. E ora attendiamo con ansia naturalmente il tempo di Pantani. Un po' meno agile rispetto a Lugano, un po' più legato, forse perché non è riuscito ad allenarsi questa mattina, è riuscito a fare una trentina di chilometri questo pomeriggio e poi i rulli. Come a Lugano ha fatto i rulli con la bicicletta tradizionale, quella da strada, a differenza di Ulrich invece che già sui rulli aveva la bicicletta da cronometro. Comunque non è uno specialista Pantani, lo vedete, si alza continuamente sui pedali per rilanciare la velocità. Comunque non mi sembra che vada di piano. Aspettiamo, comunque ormai dobbiamo essere in vista del sedicesimo chilometro, il responso del cronometro, soffriamo ancora per questa oretta, di quest'ultima tappa a cronometro, penultima in assoluto, 52 chilometri, mi sembra comunque che il colpo di pedale di Pantani, mentre ora siamo a 25 chilometri dalla conclusione con l'intertempo di Jean-Cyril Robin, Baranowski primo all'intertempo al 26esimo chilometro. Ormai ripetiamo tutto l'interesse per la lotta per il testa a testa finale tra Ulrich e Pantani. Ulrich è sicuramente favorito, ha ritrovato la giusta cadenza nonostante una partenza proprio all'ultimo momento che poteva denotare forse uno stato di eccessiva tensione. Ora vediamo come recupererà Pantani. Pantani in difficoltà all'inizio, ora aspettiamo il tempo di Pantani. Non ha la stessa cadenza di Lugano, un po' meno agile, un po' più legato, speriamo che sia partito tranquillamente per poi aumentare nella seconda metà di gara. C'è da dire una cosa comunque, che Ulrich sta facendo una cronometro eccezionale, un Ulrich che a cronometro è sempre andato forte, è arrivato terzo quando era ancora dilettante nel 94, ma ecco, vedete Pantani che passa adesso all'intertempo con un ritardo considerevole. No, non ha tanto, perché dovrebbe avere una cinquantina di secondi, quindi sta difendendosi egregiamente Marco Pantani. Sospiro di sollievo, ma aspettiamo che venga ufficializzato il ritardo di Pantani. Pantani sui pedali che scatta, ecco, ottimo. 49 secondi, ottimo. Allora Ulrich ha 27 secondi su Javek, 49 secondi su Pantani. Pantani, ripetiamo, che ha un vantaggio di 5,56 su Ulrich. Siamo al sedicesimo chilometro, il prossimo intertempo al 26esimo. Papà Pantani, allora, sofferenza alla grande. Sì, sto soffrendo perché ho visto che Ulrich sta andando fortissimo, ma comunque mi sembra che Marco stia contenendo bene. Forza Marco, tieni duro, che porteremo a casa anche questa volta questa maglia. Allora sta perdendo 3 secondi al chilometro, vorrebbero dire 156 secondi. Il limite pericoloso per perdere la maglia gialla, deve perdere 6 secondi 85 al chilometro, quindi sta andando bene. Se continua così dovrebbe perdere 2 minuti e 45 secondi circa, ed è quello che era nella previsione, perché io penso che in una cronometro come quella di oggi possa perdere 2 minuti e mezzo, 3 minuti, non di più da Jan Ulrich. Intanto vedete che a differenza della prima tappa, chi va forte in questa cronometro sono gli uomini di classifica, quelli più freschi. Difatti il primo, secondo e terzo al primo intermedio sono il primo, secondo e terzo della classifica generale. Classifica al sedicesimo chilometro, Ulrich miglior tempo, 19 primi 28 secondi, Julich ha 27 secondi, a 49 secondi Pantani che è terzo. Poi ritardi abissali, 1,22 per Maier, 1,26 per Forconi, che in classifica generale finale è in terza posizione. Ecco,
la netta differenza tra i tre che lottano per il podio e tutti gli altri. E qui si sta giocando veramente il podio. Ulrich all'attacco di Giulici per il secondo posto, Pantani per la difesa della maglia gialla, mentre ecco che arriva Bogart. Avevamo temuto, dopo la partenza tutta di Ulrich, avevamo temuto, per fortuna il pirata sta andando forte, sta recuperando a 49 secondi al sedicesimo chilometro, il che vuol dire che se mantiene questo ritmo all'arrivo dovrebbe perdere meno di 3 minuti e in classifica generale il vantaggio di Pantani su Ulrich è di 5,56. Si avvicina la maglia gialla definitiva per Marco Pantani, 3 secondi al chilometro è veramente eccezionale per adesso la sua cronometro, sta facendo qualcosa di eccezionale anche Jan Ulrich, però io penso che adesso che Marco saprà del primo rilevamento, saprà quanto distacco avrà accusato da Ulrich, può stare un po' più tranquillo in questo punto, dato che sente che ormai non gli può sfuggire la situazione di mano, può aumentare ulteriormente la velocità o comunque mantenere questo passo perché è assolutamente nella norma. E avete visto che è stato ufficializzato il ritardo di Pantani all'intertempo del sedicesimo chilometro. 5 primi e 42 secondi il vantaggio di Pantani su Gialle, 5 primi e 56 secondi il vantaggio di Pantani su Ulrich. Ulrich che sino a questo momento al sedicesimo chilometro ne ha recuperati 49. Parlato, vedete in nero. Ha ricominciato a piovere, la strada è bagnata, mentre i primi 20 chilometri sono facili, non ci sono grossi pericoli, negli ultimi 20 invece ci sono delle curve molto insidiose che bisognerà percorrere con la massima cautela, soprattutto per Pantani, non deve rischiare assolutamente. Deve controllare ora la corsa mentre vediamo che papà Pantani non ce l'ha fatta a resistere alle nostre spalle, ha preferito andare a soffrire da un'altra parte, lo abbiamo visto veramente commosso con la lacrimuccia ed è giusto anche commuoversi di fronte a un episodio così importante come quest'ultima tappa cronometro, ripetiamo 52 chilometri sotto la pioggia. A proposito, la pioggia per Ulrich e per Pantani. Ulrich questa mattina era nervoso, non ama la pioggia, difatti l'unica giornata nera che ha trovato in questo tour l'ha trovata quando faceva freddo e quando pioveva, è un corridore che va meglio con il sole, va meglio con il caldo, nonostante ciò sta facendo una grande prova, questo testimonia lo spessore di questo campione che è riuscito a recuperare dopo quella giornata no, ha attaccato sulla Madlenna, solamente Pantani è riuscito a stare con lui ed ha vinto meritatamente la tappa, anche se intanto vedete che Rinero ha fatto un dritto, vedete quanto pericolo c'è. È riuscito a non cadere, però ha dovuto scendere dalla bicicletta, non so adesso se sia caduto oppure no, però questo qui è un punto difficilissimo perché ci sono 3 o 4 curve a 90 gradi e con la pioggia è facile cadere, anche perché con queste biciclette qui hanno un manubrio differente, la ruota è più piccola davanti, non hanno la stessa padronanza del mezzo come se avessero la bicicletta normale. E attenzione, arriva Ulrich, siamo all'intertempo al 32esimo chilometro, Ulrich sta letteralmente volando, primo Ulrich 31,49, in precedenza il miglior tempo era di 41, quindi Ulrich primo, ecco che la regia ci ripropone questa curva del tedesco, un tedesco che ha voluto dimostrare che la sconfitta subita, patita ad opera di Pantani nella prima tappa alpina, ecco che ora la regia ci ripropone l'uscita di strada di Rinero che riesce comunque a rimanere in piedi, non volare nel canale, riesce a riprendersi, eccoci ora nella scia di Ulrich. È stato abile Rinero, è riuscito ad appoggiarsi e a rimontare in bicicletta, ha buttato via gli occhiali ed è ripartito, mentre Ulrich sta un po' più attento e difatti le curve fino adesso le ha prese molto bene. Adesso siamo tornati su Bobby Julik, è qui che bisogna stare attenti, soprattutto non curvare, bisogna stare soprattutto attenti nelle righe bianche perché la vernice proprio rende molto viscido l'asfalto e abbiamo visto anche nelle immagini precedenti la ruvidità dell'asfalto, le continue vibrazioni sulle braccia del tedesco.
Canotto Regisella molto alto, una posizione aerodinamica, siamo nella scia dello statunitense. Ora vedremo all'intertempo, al 32esimo chilometro, il passaggio di Pantani. Pantani che... Tanto Ulrich è passato al chilometro 26, come normale, miglior tempo con 1 minuto e 54 secondi su Baranowski, che era in testa prima del suo passaggio. Ed ecco Baranowski all'arrivo, Baranowski che sta portandosi in prima posizione. Ha raggiunto e superato Hamburger. Hamburger, allora il miglior tempo sino a questo momento è quello del kazako Teterik, 1.7.38. Baranowski si sta avvicinando, il polacco Baranowski, e ottiene il miglior tempo. Baranowski che aveva il miglior tempo al 32esimo chilometro, siamo sempre nella scia dello statunitense in attesa di poter vedere in azione la maglia gialla di Pantani. Allora Urrich al 26esimo chilometro ha un intertempo di 31.48, mentre Baranowski è passato in testa con 1:07:03, ha migliorato di 35 secondi il tempo di Teterjuk. E siamo con le telecamere fisse puntate sullo statunitense. Tra poco vedremo spuntare Pantani, siamo proprio in attesa, ecco vedete Ulrich 31.49.07, l'intertempo, siamo al 26esimo chilometro, già sta perdendo ulteriore tempo, 31.49.07, quello di Ulrich. Julik è in seconda posizione, ancora inquadrato lo statunitense al rallentatore in questa curva particolarmente difficile. Continua molto bene Julik, che continua ad avere 27 secondi di ritardo da Ulrich, ma dopo 26 chilometri. Ecco che il tedesco raggiunge e supera il francese, leader della classifica del Gran Premio della Montagna. Ricordiamo che il regolamento vieta al corridore doppiato di rimanere nella scia dell'atleta che lo ha superato. È comunque un ottimo punto d'appoggio per il francese. Ed eccoci su Pantani. Pantani, ora aspettiamo l'intertempo al 26esimo chilometro. Molto bene, sta andando in agilità, adesso sta andando forte, anche perché è un tratto in leggera discesa, però ha azionato ugualmente un lungo rapporto. Adesso anche lui posizione aerodinamica, attenzione perché tra 300 metri c'è una curva abbastanza insidiosa. Mentre il francese sta per beccarsi in faccia la boraccia lanciata da Ulrich, che solo in questo momento si accorge del francese che si sta avvicinando. Intanto ricordiamo che al 26esimo chilometro il tempo realizzato da Ulrich è 31.48, a 27 secondi di vantaggio su Julik, mentre quel Baranowski che ha il miglior tempo finale, vale a dire 1:07:03, al 26esimo chilometro aveva già un ritardo di 1.54. Ecco, questo mi sembra il Pantani di Lugano. Vedete con che brillantezza si è alzato sui pedali, con che velocità si alzi e si ritorni in sella. Adesso mi sembra che abbia ritrovato la cadenza di Lugano, della cronometro di Lugano, mentre per Ulrich mi sembra che sia un po' meno brillante. Allora sentiamo anche il parere di Stanga su questo testa a testa finale. Stanga, team manager della Polti. Ma il vantaggio che ha Pantani in classifica credo sia più che sufficiente per poter stare tranquillo, non ha certo la determinazione che aveva al giro, però mi sembra stia facendo comunque una dignitosa cronometro. Stanga, i fatti di 3 giorni fa possono creare grossi problemi per voi team manager, cioè possono far sì che gli sponsor si rivolgano ad altri sport? Ma secondo me i problemi li hanno creati sicuramente, e si tratta di rimettere tutto a zero, contachilometri a zero, e vedere, rimboccarsi le maniche e cominciare a lavorare per il futuro. La tesi di voi direttori sportivi su quanto è successo? E riassumere in 2 parole credo sia molto difficile, comunque bisognerà ragionarci con calma e trovare una soluzione.
vi siete sentiti esautorati, superati dalle decisioni dei corridori? Ma direi di no, in alcuni casi siamo stati d'accordo, in alcuni casi un po' meno, e la questione comunque è veramente seria e bisognerà ragionarci con calma. E bisogna sperare soprattutto in questo grande Pantani che ha rilanciato il ciclismo dopo i trionfi al Giro d'Italia. Eccolo qua in maglia gialla al Tour de France, 31:49.07 Urris, 32:40 per Pantani. Pantani che prima ha buttato via gli occhiali, adesso si sta avvicinando, ecco, vedete il punto curva, critico. Attenzione, bene, Introciano, bene. Le dita ha superato questo momento. Un applauso per Marco, era un momento, era un punto particolarmente difficile, avevate visto l'uscita di strada di Rinero. Si sta avvicinando al ottimo, 1 minuto e 15 secondi, quindi siamo nella media, alla grande, tiriamo un sospiro di sollievo. Papà Pantani, allora, la vedo un po' più tranquillo. Ma certo, adesso ho visto che Marco sta contenendo come al solito il vantaggio che ha, e questo è sufficiente, penso che arriverà qua con 3 minuti di ritardo e sono sufficienti. Prima era particolarmente nervoso ed emozionato. Ma certo, anche perché è una giornata così, pioggia, paura delle cadute, questo mi ha lasciato un po' teso, ecco. In effetti, come dicevo prima, le sensazioni che avevo si sono rivelate giuste, perché prima perdeva 3 secondi al chilometro, adesso invece sta perdendo 2:08 al chilometro, quindi sta perdendo meno rispetto ad Ulrich, e difatti vedete che Rinero riesce a stare nella scia di Ulrich. Quindi possiamo dire che il tedesco è partito fortissimo, se avesse continuato con quel ritmo veramente ci aveva messo paura perché era partito alla grande, inutile che ci nascondiamo, ci aveva messo paura. Poi Pantani ha recuperato, ha ritrovato il giusto ritmo, la giusta cadenza della tappa di Lugano, sfiora le transenne lo statunitense. Allora l'attuale situazione: Ulrich al comando al 26esimo chilometro, il suo tempo 31:48, ha un vantaggio di 27 secondi nei confronti di Julich, quindi è già in seconda posizione in classifica generale. Pantani ha un ritardo di 1:15, ma il suo vantaggio nei confronti di Ulrich in classifica generale è di 5:56. Questo è l'intertempo al 26esimo chilometro di questa tappa che di chilometri ne prevede ben 53. C'è ancora più di 4 minuti di vantaggio in una classifica generale virtuale. Intanto Bobby Julich prosegue con un lungo rapporto, mentre Pantani, vedete, nei primi chilometri era un po' più legnoso, forse perché non si era riscaldato molto bene, adesso invece ha una agilità incredibile e fa benissimo a continuare. Attenzione, così viene aggiornata la classifica generale. Pantani a questo punto a 4 primi e 41 secondi su Ulrich e 4:54 su Gialli. Questa è la classifica in questo momento, ancora quasi 5 minuti di vantaggio nei confronti di Ulrich. Pantani che è seguito in ammiraglia dai direttori sportivi, alla guida c'è Martinelli, al fianco c'è Alessandro Giannelli, sono i direttori sportivi insieme ad Orlando Maini che invece è qui al traguardo per dare disposizione qui dal traguardo, dietro invece c'è il meccanico veneziano. E si disunisce Rinero, altra sorpresa di questo Tour de France, ecco, vedete come i tifosi hanno subito adottato, si sono subito innamorati del Jolly Roger, il teschio con le due tibie, il pirata ha scatenato la fantasia anche dei francesi che comunque rimangono affezionati alla festina. Proprio davanti a noi c'è sul balcone una grande scritta Forza Ale Festina con una gigantografia di Virenque. Perché secondo te il pubblico è ancora tutto per Virenque? Perché è un corridore che attacca in salita, perché è un corridore che è un generoso, ha vinto tappe partendo da lontano. E perché amano Pantani? Perché in salita fa qualcosa di eccezionale, addirittura fa qualcosa che è più grande di quello che ha fatto Richard Virenque, e quindi i tifosi amano questo romagnolo. Sentiamo il parere del collega tedesco Kraft, un giudizio su Ulrich e su Pantani.
Io penso che tutto va come abbiamo pensato tutti, che forse al massimo Ulrich deve vincere 2 minuti 30, 2:40 a Pantani, o forse anche di meno, forse è possibile anche 2 minuti. Ulrich era partito alla grande, poi ha rallentato il ritmo della propria azione, mentre ora vedete ancora Axel Merckx. Sì, perché forse ha un po' paura della fine della gara, perché ci sono un po' le salite che pesano di più, perché sono al limite della sua condizione. Io credo che è una forma di tattica, ma il risultato forse non deve cambiare. Grazie, ringraziamo Kraft, mentre vedete Merckx che sta ottenendo indubbiamente la miglior prestazione in questo Tour de France. Stanga è il suo corridore in questo momento sul teleschermo. Sì, molto bene, l'ha seguito Fidanza assieme al padre di Axel, Eddie. Stamattina abbiamo visto un percorso, era un percorso molto adatto anche alle sue caratteristiche, e sono contento del suo risultato. Quinto posto, abbiamo visto che nel finale di questo Tour Axel Merckx ha fatto qualcosa di buono. Sì. Naturalmente è sempre orribile nei confronti del padre, ma ripeto, il cannibale è un caso unico nella storia. Non ne parliamo neanche. Comunque è finito il Tour molto bene, si è dimostrato un corridore di fondo e mi fa molto piacere che la sua prima presenza in una gara di questo livello riesca ad ottenere probabilmente un piazzamento nei primi 10. Merckx, inteso come Eddie, era in albergo con il figlio questa mattina. Ecco, soffre e contento, come giudica il figlio corridore? Beh, come del resto tutti i padri possono giudicare i loro figli, è molto contento che riesca ad affermarsi nonostante il peso del nome che ha. Stamattina, ripeto, siamo usciti assieme, abbiamo visto il percorso, ha voluto dare degli ultimi consigli. E a proposito, vi posso raccontare una cosa molto simpatica: c'era un tratto di discesa e Axel in macchina ha detto qui posso respirare, e suo padre da dietro respirare, respiri in partenza e basta. Perfetto, è proprio lo spirito di Eddie Merckx, mentre vediamo che Pantani sta recuperando, un Pantani che ci aveva un po' preoccupato in partenza, sembrava legnoso, teso per questo appuntamento finale con la leggenda, Giro e Tour. Pantani entra nella leggenda, poi si era assicurato, si è accorto che le gambe incominciavano a girare come sperava. L'attuale situazione: al 26esimo chilometro Ulrich è passato primo con un tempo complessivo di 31 primi 48 secondi con 27 secondi di vantaggio nei confronti dello statunitense Jalic, che perde così la seconda posizione in classifica generale. Pantani è passato terzo a 1:15, quindi un tempo previsto, un tempo che ci fa tirare un grande sospiro di sollievo. Sta facendo come al solito una grande prova, l'abbiamo ripetuto sia al Giro che qui al Tour, l'ultimo cronometro non è assolutamente da paragonare alla prima, i corridori sono un po' più stanchi, mentre vedete Ulrich pedalare un 55-18, siamo in un tratto in salita e nonostante ciò lui rimanga seduto e sta pedalando anche in modo agile, un po' più avanti, vedete come si è andato avanti nella sella, adesso cerca di portarsi indietro perché la muscolatura in questo momento tirando si accorcia e il corridore tende ad andare avanti in punta di sella, mentre Julik sta spingendo un rapporto molto più duro, potrebbe pagare un po' questo sforzo negli ultimi chilometri, un Bobby Julik che comunque è l'autentica sorpresa di questo Tour. È arrivato sì nono in una classifica finale alla Vuelta nel 1996, però nulla a che vedere con un podio in questo Tour de France, mentre vedete proprio Pantani salta proprio saltella sui pedali, poi si ferma un attimo nella pedalata. Allora siamo al terzo intertempo, al 32esimo chilometro, Ulrich 38:59 a 33 secondi, Jalik, Pantani perfetto, 1:29. Ottimo, persa che prima aveva 1:15, adesso 1:29, ha perso 14 secondi in 6 chilometri. Quindi superiore ad ogni aspettativa Marco Pantani, al 26esimo chilometro il ritardo di Pantani era di 1:15 nei confronti dello scatenato Ulrich, al 32esimo 1:29, quindi sta migliorando Pantani, sta ritrovando la giusta cadenza mentre sta arrivando di grande.
5,56 il margine di vantaggio su cui può contare Pantani che a questo punto al 32esimo chilometro ha un ritardo di 1,29. Bravissimo, alla grande, eccolo qua Marco che ha rinunciato all'elmetto. Marco e Ulrich tutti e due hanno rinunciato all'elmetto ed ecco la classifica al 32esimo chilometro. Pantani, Ulrich a 4,27, Gialica 4,46. Perfetto, come era nella logica, è partito con prudenza e poi piano piano ha aumentato l'andatura, ha aumentato la velocità, perdeva 3 secondi al chilometro, adesso ne perde 2,7 al chilometro, quindi sta perdendo sempre meno, mentre Ulrich si avvia a vincere questa cronometro, si avvia a vincere la terza tappa di questo tour, però dovrà accontentarsi del secondo posto nella classifica finale. Adesso bisogna che Marco stia attento soprattutto negli ultimi 15-20 chilometri dove ci sono curve insidiose, non deve assolutamente rischiare, può perdere dei secondi però non può rischiare la maglia gialla per perdere meno nei confronti di Uri. E vai Marco che ha veramente trionfato in questo tour, Marco che ha rilanciato il ciclismo. Un'ultima considerazione con Stanga su questo tour per quanto concernono gli altri avvenimenti. 7 squadre ritirate. Sì, per noi non è che sia stato il massimo, comunque torno a dire, chi vuol bene al ciclismo, chi vuol lavorare per il ciclismo non deve nascondere la testa sotto la sabbia ma rimboccarsi le maniche, tutti assieme dobbiamo riuscire ad uscire da questa situazione e ritrovare una giusta visione generale tra associazione corridori che ha in grillì il presidente, gruppi sportivi, federazione, corridori, direttori sportivi. Non si può rompere il giocattolo. No, assolutamente, bisogna trovare dei fini comuni, lavorarci sopra molto seriamente, ma soprattutto lavorare anche sui giovani e insegnare a loro che c'è un'etica sportiva, un'etica morale molto più importante di tante altre cose. Ecco, proprio con questo appello ai giovani noi concludiamo l'intervista con Stanga, un appello giustissimo. I giovani devono imparare, devono sapere che c'è un'etica sportiva. Se qualcuno vi invita per vincere la corsetta di paese di prendere qualcosa, denunciatelo ai carabinieri. Ma no, ma soprattutto perché si possono fare dei buoni risultati, si può fare del buon ciclismo senza ricorrere a pratiche più o meno illecite che finirebbero col toglierti anche la soddisfazione del risultato. Un asino non diventerà mai un puledro, un cavallo da gran premio. No, proprio così. Non bastano pastiglie, intrugli, punture, l'asino rimane asino. Sì, il ciclismo purtroppo è uno degli sport più faticosi, ma è anche uno degli sport più esaltanti e quindi torno a dire, bisogna farlo in un certo modo, con una certa, con un certo equilibrio e con una certa etica. Grazie Stanga. Possiamo tirare un sospiro di sollievo in quanto che Pantani si sta comportando, come avete visto il responso dei cronometri è favorevole al fuoriclasse romagnolo, mentre vedete inquadrato Jean-Cyril Robin. Intanto dobbiamo registrare il tempo di Piepoli 1:12:19 ed il tempo di Di Grande 1:08:49. Per Piepoli purtroppo Piepoli perde due posizioni, quindi dalla 12esima posizione va alla 14esima, mentre Di Grande, anche se per pochi secondi, mantiene la 10ª posizione, o almeno Merz, che era 11esimo, non è riuscito a superarlo perché riesce a mantenere 4-5 secondi di vantaggio in classifica generale, quindi un Di Grande che per il momento è 10º in classifica generale. Classifica generale, sino a questo momento vede in prima posizione il polacco Baranowski, 1:07, poi in seconda posizione il kazako Teteriuk a 35 secondi, a 37 secondi il russo Yekimov, Forconi molto bravo in questa cronometro finale a 44 secondi, quinto Axel Merckx a 48 secondi. Notizie dalla corsa, attendiamo ora l'intertempo al 45esimo chilometro. Al 45esimo chilometro Baranowski aveva fatto fermare il cronometro sui 58 primi e 54 secondi, mentre ricordiamo al 32esimo chilometro il ritardo di Pantani da Ulrich era di 1,29, mentre arrivo Bjarneris 1,29 a fronte di un vantaggio di 5,56. Riss che evidentemente arriva ormai scarico a questo finale di Tour che lo aveva lanciato alla grande 2 anni fa quando trionfò.
mentre che notizie ti ha dato Kraft? No, che in proiezione Pantani potrebbe accusare al traguardo un ritardo di 2 minuti e 40 secondi nei confronti di Ulrich, mentre Di Grande addirittura riesce a guadagnare una posizione e passa Bjarne Riis, quindi per il momento sale in ottava, in nona posizione, mentre Bjarne Riis saluta. Attenzione, attenzione, abbiamo visto un Ulrich in difficoltà, è passato ad un rapporto più lungo in questo tratto in salita, avete visto che la sua azione si è disunita, ora ha ritrovato la giusta posizione. Ulrich contro Pantani, è stato il duello di questo Tour de France. Jean-Marie Leblanc ha detto grazie a Pantani, abbiamo vissuto un grande Tour de France, un grande Tour de France che passerà alla storia proprio per il confronto tra Ulrich, vincitore l'anno scorso, secondo 2 anni fa, e Pantani. Ecco Nardello. Nardello che in classifica generale è in ottava posizione con un ritardo di 13.36, si piazza intorno alla undicesima posizione in questa cronometro finale. Vedete, primo sempre Baranowski, il polacco 1.73. Non abbiamo parlato di Baranowski oggi. Beh, questo è un ragazzo che è nato in Polonia, corre per una squadra americana e vive in Spagna, è un corridore che ha vinto, infatti vedete arriva undicesimo, è un ragazzo che ha vinto la Corsa della Pace, ha vinto 2 o 3 edizioni del Giro della Polonia, è un corridore che va particolarmente bene, si è messo in luce già la Ligi Mastoligi quando cercò una fuga a 70-80 km dal traguardo, però non ha ottenuto risultati eclatanti, però numerosi piazzamenti. Questo, in questo Tour si è distinto, è veramente un ragazzo da seguire perché è giovane, ha 25 anni. Ecco, ricordiamo che quegli impermeabili gialli che vedete fanno parte di un pacco distribuito dall'organizzazione, naturalmente dietro esborso di soldi, pacco che contiene l'equipe di oggi, un berrettino, foto varie di corridori, riviste e anche questo impermeabile particolarmente gradito oggi, quindi è andato a ruba il pacchetto oggi. Lasciate che i corridori corrano, vedete quella scritta sul fondo, mentre ora è Bogaert. Ritorniamo su Pantani. Pantani che ormai ha tirato un sospiro di sollievo, ha ritrovato la giusta cadenza dopo la logica, comprensibilissima attenzione alla partenza. Giro e Tour nello stesso anno, un avvenimento che abbiamo atteso da 33 anni. Naturalmente teniamo ancora le dita incrociate. L'unico italiano a vincere Giro e Tour nello stesso anno è stato un certo Fausto Coppi nel 52 mi pare, mentre l'ultimo italiano a vincere qui è stato Felice Gimondi nel 65. Ed è un risultato insperato perché sia il Giro che il Tour tutti dicevano che non erano adatti a uno scalatore come Marco Pantani, invece è riuscito a vincere sia il Giro che il Tour. Ha sovvertito ogni pronostico. Si diceva che Giro e Tour non erano adatte alle caratteristiche di Pantani, troppe cronometro, poche salite. Pantani ha dimostrato di saper reagire e resistere a cronometro e di scatenare e staccare tutti in salita. Molti dicevano che non era possibile e ormai idea generale, non è possibile mantenere la condizione di forma in un arco di tempo superiore al mese. Marco Pantani ha smentito tutto. Se uno è un fuoriclasse come un fuoriclasse, Pantani può vincere Giro e Tour e può rimanere in sella alla grande anche per 3 mesi. Anche io penso che serva da lezione a coloro che fanno di una stagione un solo obiettivo, il Tour. Io penso che se uno viene al Giro d'Italia può benissimo vincere sia il Giro che il Tour. Intanto Maier si piazza in 6ª posizione, il miglior tempo parziale fino a questo momento è quello del polacco Baranowski, 1:07.03, naturalmente verrà abbondantemente superato dal terzetto che sta sopraggiungendo, mentre ora concentrato, scatta sui pedali, ha ritrovato la giusta posizione. Marco Pantani si sta mantenendo su un ritardo che gli consente di affrontare in perfetta tranquillità questi ultimi chilometri. Tanto per le posizioni di rincalzo, purtroppo per Nardello, 8º questa mattina, non è riuscito a superare Roland Meyer che rimane in 7ª posizione. Adesso bisognerà attendere l'arrivo di Robé 6º in classifica generale, comunque un'ottima prova per Nardello che rimane tranquillamente nei primi tra i primi 10 della classifica generale, e Di Grande che invece sale al 9º posto. Papa Pantani, la paura dei primi chilometri ora si è trasformata in gioia. Ma ancora no, fin quando Marco non arriva qua all'arrivo sono sempre teso e attaccato qua a questo tubo. È ormai attaccato da 6 giorni, tra un po' lo spezzerà. Speriamo che Marco
non inciampi in qualche incidente, ecco. Difatti adesso l'abbiamo visto per prendere le curve con particolare cautela, non deve assolutamente rischiare e fa benissimo, mentre continua a spingere rapporti lunghissimi Bobby Giuli, che spinge rapporti talmente duri che vedete che come stantuffa sulla bicicletta, dovrebbe andare un po' più agile sicuramente. Spinge. Vedi, guarda la sella come va proprio avanti e indietro sulla sella, non è un'ottima pedalata questa, ma nulla redditizia. Non dimentichiamoci che questo ragazzo era un illustre sconosciuto fino a una ventina di giorni fa, ha fatto progressi da gigante, è logico che è di fronte al traguardo della sua vita, perso ad un Tour de France, avrebbe sottoscritto alla partenza, era logico che con un riscatenato con soltanto 14 secondi di vantaggio nei confronti del tedesco, lo statunitense non poteva sperare di salire al secondo posto, al secondo gradino della classifica finale, però già il terzo posto è estremamente gratificante per l'americano, mentre ecco il tedesco a 4 km dalla conclusione. Il fatto è che Giuli, che sta andando forte, però se adottasse un sistema differente, se andasse con un rapporto più agile, secondo me andrebbe ancora più forte. Intanto evidentemente non c'è nessuno in grado di dargli dei consigli. Intanto al 45esimo chilometro il miglior tempo è quello di Urrich, 55 primi e 52 secondi, mentre ora vedete inquadrato lo statunitense. A proposito di Papà Pantani, ma lei sa che è riuscito a superare lo sbarramento della security di questi cerberi che non fanno salire nessuno? Leggo il nome. Lei ha un pass che non le consente assolutamente di stare nel posto dove sta. Pensi che hanno cacciato in mano modo Gaul, hanno letto il suo nome e hanno rispettato la sua presenza, nonostante sul suo badge, come dicono qui, ci sia scritto soltanto invitato. Dobbiamo dire, sono stati sportivissimi, anche perché evidentemente tifosi di Marco, anche questa maglia gialla che lei porta, questo foulard giallo bene auguranti, hanno fatto sì che, anche perché devo dire, lei è preciso a suo figlio con una ventina di chili in più, ma è uguale a suo figlio. Allora eccolo qua, vuol gridare forza Marco per gli amici di Cesenatico. Sì, forza Marco, tieni duro che arriviamo a Cesenatico con questo giallo. Questa sera avremo la possibilità di collegarci anche con Cesenatico e ci sarà uno speciale tutto dedicato a Marco Pantani su Rai 3 alle 8:50. Complimenti a Rai Sport che ha creato, inventato questo speciale proprio per ricordare questa vittoria di un italiano, vittoria che giunge 33 anni dopo quella di Gimondi, mentre dopo quanti anni l'accoppiata, per quanto concerne un corridore italiano, l'accoppiata Giro Tour? 46 anni. Perfetto, non se l'hai riscritto, sei stato costretto a contarlo sulle dita. Diciamo la verità, eravamo partiti molto tesi, impauriti all'inizio, adesso sorridiamo tutti quanti. Sì, perché dopo 16 chilometri, questo tempo eccezionale di Urrich che relegava un minuto e mezzo il secondo fino a quel momento in classifica, questo mi ha un po' impaurito, perché bastava solo una giornata no di Marco Pantani per mandare all'aria tutto quanto. E intanto, mentre Urrich continua a spingere a tutta, Pantani fa le curve proprio con la massima sicurezza, con la massima tranquillità. Fa benissimo, perché con un'atmosfera in queste condizioni, con un tempo così brutto, con un asfalto non certo tra i migliori, ci mancherebbe proprio una caduta di sfortuna. Marco ne ha avuta anche troppa, quindi è giusto che venga gratificato da dei grandi trionfi. Infatti letti qualche tempo fa un'intervista di Charlie Gaul e diceva: ma cosa dovrebbe migliorare Marco? E lui rispose: non deve migliorare niente, deve solo cercare di evitare gatti e macchine, del resto non ha paura di niente. Di qualsiasi colore i gatti? Sì, basta che li eviti. E difatti qui in Francia non ha avuto nessun grattacapo. Hanno tenuto a casa i gatti. Ed è stato veramente stupendo. Abbiamo passato due giorni sinceramente un po' difficili, il giorno dello sciopero, però adesso io sinceramente così ammiro queste immagini, ammiro la il forza, grande duello. Il duello, la forza di questo ragazzo tedesco che non si dà per vinto e ha dimostrato di essere un grande campione, di essere un grande uomo, per nulla sconfitto perché arriva secondo, però è stato veramente molto bravo e adesso sta per raggiungere anche
il Bogger, mi sembra che davanti c'è Bogger, vuol dire che gli ha rifilato quasi 6 minuti. Diciamo che la vittoria di Pantani è doppia perché il suo avversario è un grandissimo corridore, l'avevano chiamato il pedalatore degli anni 2000, è un giovane che era nato, che era ecco, si sta proprio raggiungendo Bogart, aveva incominciato vincendo il titolo mondiale tra i dilettanti ad Oslo, sembrava che le sue possibilità fossero limitate alle prove contro il tempo, era giunto terzo nel campionato del mondo a Catania a cronometro dietro Bormann, dietro Fiurato, terzo questo Ulrich che l'anno precedente si era imposto in linea nel campionato mondiale, ha dimostrato di saper andare alla grande anche nelle corse, nelle grandi corse a tappe, secondo 2 anni fa, primo l'anno scorso, ed ecco che Ulrich ancora con la grinta, ancora con tanta voglia di scatenare la propria energia, raggiunge Bogaert sul traguardo. Attenzione, tempo eccezionale per Ulrich, il miglior tempo prima era di Baranowski, 1:07:03, scatenato Ulrich alla ricerca di questa grande vittoria che merita, 1:03:52:48 di media, tempo eccezionale, se il tempo di Ulrich è eccezionale, altrettanto eccezionale è la prestazione di Pantani. Ecco che la regia ci ripropone la grinta, lo sforzo finale del tedesco che non si è mai considerato battuto, che ha voluto lottare fino all'ultimo metro. Grande, grande questo tedesco, ha commesso tanti errori, ha cominciato a commetterli l'anno scorso perché a settembre ha smesso e in 2 mesi è cresciuto più di 15 kg. Poi ha commesso degli errori anche questo Tour de France, un peccato un po' di leggerezza quando nella tappa delle Des Alpes dove ha perso la maglia gialla. Non si è coperto ed è andato in crisi, comunque bisogna togliersi tanto di cappello a questo ragazzo. E Rinero va in quinta posizione, ne ha approfittato per una battuta di Lieti che al Tour de France ottenne la più bella vittoria della sua carriera vincendo una tappa, sfortunatissimo il giorno dopo per non investire una bambina cade, si fratturò il femore e praticamente la sua carriera finì lì, è stato riproposto al Tour de France tra gli autisti, qui sono sempre ex corridori che seguono la corsa, un tuo giudizio su questo Tour de France, grandissimo Ulrich, grandissimo Pantani. Ma dico che è stato un Tour de France un po' delle polemiche, dei problemi e tutto, però bisogna dire che Pantani e Ulrich sono stati i due corridori che hanno fatto risorgere questo Tour e siamo tutti contenti soprattutto per l'impresa di Pantani alle Des Alpes e per le imprese a cronometro di questo Ulrich che rimane sempre un gran campione anche se Pantani si è dimostrato più grande di lui. E avete visto che all'intertempo salutiamo Lieti, Marco Lieti, l'intertempo al 45esimo chilometro, il vantaggio di Ulrich nei confronti di Giulici era di 54 secondi, Pantani a 2:15, un Pantani quindi superiore ad ogni più rosea previsione, ed eccolo qua, siamo nella scia di Pantani, ricordiamo il miglior tempo assoluto all'arrivo, quello di Ulrich, 1:03:00, 52 secondi a 3 minuti Baranowski, quindi grandissimo Ulrich, grandissimo Pantani che ha saputo resistere al carro armato tedesco. Ha perso qualcosa in più in questi ultimi chilometri, ma li ha persi semplicemente perché lui non ha voluto rischiare, a differenza di Ulrich invece che ha dato il tutto per tutto, in ogni curva ha frenato tantissimo, l'ha presa con la massima tranquillità e poi rilanciava l'andatura, a differenza di Ulrich invece che le prendeva in pieno, però ha fatto benissimo perché perde ancora più o meno, dovrebbe perdere su 2 minuti e 45 secondi, 2 minuti e 50. Giustissimo l'idea tattica di Pantani, mentre che si è tolta la bandana. Il cappellino si è tolto. Il cappellino, allora giustissimo per Ulrich rischiare il tutto per tutto, non aveva più nulla da perdere. Ormai era terzo in classifica generale, doveva cercare la grande prova, la grande performance, vincere la tappa a cronometro, rischiare il tutto per tutto. Per contro Pantani, dopo aver visto che era riuscito a contenere, se ne va, signor Pantani? Volevo andare a abbracciare Marco all'arrivo. E lo merita. Certo che lo merita. Allora ecco. Bravo Marco, bravissimo, ce l'hai fatta. Ed eccoci con Bobby Julich che in classifica generale in questo momento è in seconda posizione, veramente i 3 primi della classifica generale hanno dimostrato che la loro classifica è giustissima, grande lotta, grande testa a testa tra
Urich, Djelic e Pantani. Miglior tempo quello di Urich, 1:03:52, è andato benissimo anche lo statunitense che in classifica generale ora è terzo. Ed ora aspettiamo l'arrivo di Marco Pantani. Marco Pantani che dopo un inizio, ripetiamo, abbastanza difficile. Allora il ritardo di Urich, ed eccoci qua su Marco Pantani. Si è tolto il berretto, si è tolto la pantana e ora la bandana, ed ora è lanciato verso gli ultimi chilometri, è lanciato verso il trionfo di questa tappa che, se come tutte le tappe a cronometro, non è adatta ai suoi mezzi, l'ho visto ancora grandissimo protagonista. 3 chilometri alla conclusione per Marco Pantani. 3 chilometri, adesso c'è un chilometro pianeggiante, poi una discesa con un paio di curve pericolose e poi gli ultimi 600 metri in salita. Ormai solo 3 chilometri che dividono Marco Pantani dal successo. Domani c'è una tappa di 150 chilometri, ma è una passerella, ci sono 10 giri sui Campi Elisi e vedremo la Mercatone 1, vedremo Marco Pantani davanti e rivedremo un italiano dopo 33 anni al 45esimo chilometro. Il ritardo di Pantani da Urich è di 2:15, il vantaggio di Pantani in classifica generale su Urich è 5:56. Dobbiamo ancora tenere il fiato, soffrire ancora per un paio di chilometri prima di poterci alzare e gridare bravo Marco. Perde meno di 3 minuti in questo cronometro ed è una ottima prestazione come al solito. Pantani ha vinto questo tour in salita, è riuscito a mandare in crisi anche un corazziere come Jan Urich e si è difeso molto bene anche a cronometro. Ha preso 4 minuti e 40 secondi circa nella prima cronometro, meno di 3 minuti oggi. 2 quindi chilometri ancora prima della conclusione, ancora 2 chilometri di sofferenza, ancora un paio di curve che ci auguriamo che Pantani affronti in tranquillità. Ripetiamo, mentre Urich ha dovuto rischiare il tutto per tutto, doveva assolutamente rischiare il tutto per tutto, ecco che è arrivato un po' lungo, ecco che Pantani sta cercando di affrontare queste ultime curve con una certa tranquillità. Avete visto che invece di curvare sulla linea bianca ha preferito frenare molto e poi impostare la curva, ma senza passare sulla riga bianca di Mezzarini. Pericolosissima per la vernice. Sono pericolosissime e naturalmente Pantani sta cercando di evitare queste insidie, anche i passaggi pedonali diventano un pericolo. Siamo, ecco laggiù, l'ultimo chilometro. Quanto tempo è passato dall'arrivo di Urich? Allora, per adesso Marco ha 1:04:45, quindi 1:04:45, sta perdendo adesso un minuto in questo momento, quindi perderà meno di 3 minuti. Ecco il triangolo rosso, ultimo chilometro per questa 20ª, penultima tappa del Tour de France, la più temibile, con 52 chilometri a cronometro in questo esercizio che non è congeniale per Marco, ma Marco aveva già dimostrato al giro nella tappa di Lugano, nel finale, di essere in grado di tenere testa ai più grandi specialisti. Urich era il favorito, Urich ha vinto, ma Pantani ha contenuto in limiti veramente eccezionali il ritardo. Poteva contare su di un vantaggio di 5:56 dopo un inizio piuttosto titubante. La tensione, la logica tensione, eccoci Pantani in terza posizione, 1:03:52 il tempo di Urich, il vantaggio in classifica generale di Pantani 5:56, quindi siamo in limiti veramente di grande tranquillità. Ultime pedalate per Pantani, poi può veramente dare un grande sospiro di sollievo, può alzare le braccia perché ha vinto veramente una grande battaglia. Naturalmente tutti i fotografi, tutti gli operatori sono nella sua scia, primo, secondo e terzo in classifica generale, primo, secondo e terzo anche in questa tappa della verità, dove Marco Pantani, il corsaro, ha veramente sbaragliato la flotta avversaria. È stato veramente bravo, adesso fa anche la volata, ormai vede il traguardo e sta facendo un'ottima prestazione perché è arrivato terzo in questa cronometro. Terzo a 2:35,
ci avresti fatto la firma. Tutti quanti pensavano che il ritardo di Pantani si sarebbe fermato sui 3 minuti, aveva 5.56, il ritardo di Pantani invece l'ultimo ritardo sotto i 3 minuti. Grandissimo Marco, è veramente bravo, ma lo ha sempre dimostrato, lui nell'ultima settimana è sempre andato più forte rispetto alla prima e alla seconda, ha doti notevoli, doti di recupero. Allora, la classifica finale, Ulrich 52 chilometri in un'ora, 3 primi, 52 secondi, Jolek ha un primo e un secondo, Pantani terzo, incredibile, terzo Pantani a 2.35, quarto il polacco Baranowski a 3.11, quinto il kazako Teteriuk a 3.46. Marco Pantani ha vinto il Tour de France. Ormai sì, ci manca solo la sfortuna, naturalmente incrociamo ancora le dita, può bloccare sui Campi Elisi questo Pantani che merita la coppiata Giro e Tour, questo Pantani che ha rilanciato il ciclismo, questo Pantani che ha dimostrato che si può essere grandi anche se le scelte degli organizzatori naturalmente non possono favorire un particolare tipo di corridore. Tutti dicevano che Pantani non poteva vincere il Giro o il Tour perché i percorsi erano troppo favorevoli agli uomini a cronometro, soprattutto 120 chilometri al Tour a cronometro gli erano decisamente contrari. Bene, Pantani ha dimostrato di essere un fuoriclasse, di essere il grande ciclista, il grande campione del 2000. Sì, anche perché era parecchi anni che uno scalatore non vinceva un Tour de France, l'ultimo era stato Van Impe nel 76, dopo avevano vinto sempre uomini completi, gli uomini che andavano forte, forse più forte cronometro rispetto alla salita, lui invece è uno scalatore puro ed è per questo che è amato dalla gente, dai tifosi italiani, francesi, spagnoli, amato da tutti quanti. Ed ecco la classifica finale di questa 20ª tappa, 52 km a cronometro, ha vinto il tedesco Ulrich che in un'ora 3 primi 52 secondi, a un primo un secondo Jalek, a 2.35 Pantani, a 3.11 Baranowski, a 3.46 Teteriuk, a 3.48 Yekimov, Rinero il francese a 3.50, a 3.55 Forconi, Merckx nono a 3.59, decimo Meyer a 4.29. Intanto vediamo che i tecnici della televisione francese stanno alzando la sala cinesca davanti alla nostra postazione perché verrà portato Pantani per l'intervista in Eurovisione. È l'intervista conclusiva qui nella zona dei telecronisti perché domani non verranno concesse, non verranno permesse nella zona dei telecronisti le interviste. Mentre questa sera vi ripetiamo, non perdete lo speciale che Rai Sport ha preparato per voi, uno speciale alla grande, mentre ora vedete Rinero con interventi filmati, con tutto quello che è accaduto in questo Tour de France, con collegamenti in varie località, insomma un viva Pantani, uno speciale che Pantani merita e che Rai Sport gli ha dedicato. Ed ecco la classifica generale, Pantani a 3.21, Ulrich a 4.08, Jalek, Rinero quarto a 9.16, ha mantenuto il quarto posto, Bogaert quinto a 11.26, Robin sesto a 14.57, Meyer settimo a 15.03, Nardello ottavo a 16.07, 17.35, Di Grande, Merckx decimo a 17.39. Tre italiani nei primi nove, ed è importante soprattutto il primo. In posizione di rincalzo bisogna ammettere che le defaianza, le assenze hanno un po' agevolato questi risultati, comunque sono state prestazioni ottime quelle di Nardello e di Di Grande. Di Grande la prima volta che faceva il Tour, è andato abbastanza bene in salita, ha avuto una buona resa, continuità e merita questo piazzamento. È un ragazzo che può negli anni diventare veramente un campione, perché l'anno scorso è arrivato settimo al Giro d'Italia, quest'anno nono al Tour, e quindi io penso che nei prossimi anni possa lottare per il podio sia al Giro, più al Giro che al Tour, perché lui anche lui deve un po' migliorare a cronometro, però soprattutto al Giro può fare grande cosa. E intanto la regia ci sta mostrando l'arrivo di Ulrich, sono gli highlights, cioè il resumé, il riassunto
dei fatti salienti di questa 20ª tappa da Mont-Solemin a Le Creusot, dove il Tour arriva per la prima volta. Domani, ecco che il telecronista francese ha portato al suo microfono Ulrich, mentre la regia ci mostra la partenza di Pantani. Domani da Melun a Parigi ai Campi Elisi, 147 chilometri con 10 giri sugli Champs-Élysées. Appuntamento sempre su questa rete a partire dalle 14:50 e sarà l'apoteosi. Sì, raggiungeremo finalmente Parigi. Abbiamo avuto qualche dubbio qualche giorno fa, il timore di ritirarci tutti quanti, invece hanno avuto coraggio, intelligenza i corridori nel proseguire. Soprattutto Bjarne-Riis è stato quello che ha trainato tutti quanti. Io non condivido l'azione degli spagnoli, perché hanno dimostrato di aver paura, di avere qualche scheletro nell'armadio. Invece i corridori che sono qui hanno lottato, fra l'altro ieri un'altra tappa velocissima, 46,5 di media. C'è stata battaglia, è un Tour che non possiamo dimenticarcelo, sarà ricordato anche per questa brutta storia, però per noi italiani sarà soprattutto ricordato perché finalmente dopo 33 anni un italiano porta la maglia gialla in Italia. Ripetiamo, brutta storia che però non ha assolutamente coinvolto i primi tre della classifica generale, ha coinvolto altri personaggi, alcuni sfortunati, altri un po' meno. Nasce da un'inchiesta giudiziaria da parte della procura di Reims e di Lillà. Prima lo scandalo Festina che viene cacciata dal Tour, poi il susseguirsi delle perquisizioni, delle inchieste, degli arresti. Domani finalmente tutto finisce. Cala il sipario sul Tour de France che, se verrà anche ricordato per questi fatti, verrà soprattutto ricordato per la grande impresa di Marco Pantani, per il grande duello fra Pantani e Ulrich, e questo, consentitemi di dire, è quello che conta. Pensa che non voleva neanche venire Marco a questo Tour, ha detto: ma cosa vado a fare, il percorso non è per me. Ulrich va fortissimo e qui è stato Giuseppe Martinelli, tra l'altro anche Luciano Pezzi si diede molto da fare per portare Pantani a questo Tour. Purtroppo Luciano non può godersi questo straordinario avvenimento perché ha mancato prima della partenza di questo Tour. Tra l'altro Luciano Pezzi, che era il direttore sportivo di Gimondi, l'ultimo direttore sportivo che aveva portato un italiano in maglia gialla, e Marco difatti la prima maglia gialla la dedicò proprio al suo presidente, colui che lo ha voluto la Mercatone 1, colui che ha costruito una squadra proprio per Marco. Due romagnoli. E è l'unico grande peccato per Marco, forse quello di non poter abbracciare Luciano Pezzi. E sventola il Jolly Roger, la bandiera dei Priati, il teschio con le due tibie. Si sono innamorati di questo ragazzo, i francesi, un po' per il suo modo di correre, un po' per gli avvenimenti sfortunatissimi della sua carriera, ma soprattutto per questo soprannome, il pirata, per la bandana, per i suoi atteggiamenti. Ecco, Ulrich merita veramente i fiori della vittoria perché è stato il degnissimo avversario di un grandissimo Pantani. Molti si sarebbero così abbandonati al pianto, si sarebbero abbandonati alla delusione. Ulrich ha dimostrato di avere gambe e di avere coraggio, ha dimostrato di avere veramente il temperamento del grande campione. Dopo la batosta subita da Pantani in salita, si è subito ripreso il giorno dopo andando all'attacco. Pantani bravissimo, ecco qua il riepilogo delle fasi finali. Pantani bravissimo all'attacco, bravissimo in difesa, bravissimo anche il giorno dello sciopero. Un Pantani super e un bravo Ulrich, perché uno dei suoi punti di forza è il carattere, un carattere formatosi nella scuola DDR, nell'ex Germania dell'Est. Lui a 12 anni ha lasciato la famiglia ed è arrivato a Berlino. Qui ha trovato questo Becker, il suo preparatore, ha avuto un'infanzia difficile, un'infanzia dura che lo ha temprato. E godiamoci questo primo piano di Pantani, questa maglia gialla con il leoncino che è il simbolo del Credito Lionese, lo sponsor della maglia gialla, ed ecco questa immagine del pubblico che lo applaude. Abbiamo già detto, pubblico francese sportivissimo,
pubblico francese che ha sempre adottato un grande campione di qualsiasi nazionalità sia. Sì, non è che guardano la carta d'identità, da dove viene, ma che cosa fa. E Pantani fa qualcosa di straordinario, perché erano anni che non vedevamo delle azioni così in salita, partire da lontano, senza paura di niente. In salita non c'è niente da fare, c'è una marcia in più, merita questo tour, ha meritato il giro. Adesso forse non lo rivedremo più tanto, non lo vedremo nelle corse, ragione. Ma è anche normale, perché quest'anno fra l'altro ha vinto anche una corsa nel mese di marzo, non è che abbia fatto solo maggio, giugno e luglio, che sarebbe già qualcosa di eccezionale. E penso che serva da lezione, deve essere un insegnamento per tutti coloro che facevano del tour l'unico appuntamento. Marco ha dimostrato che si può andare forte al giro, si può andare forte al tour, e mi auguro che l'anno prossimo di vedere dei grandi campioni, come fra l'altro ci sono stati quest'anno, ancora di più al Giro d'Italia.